Cari amici tecnoscimmiati, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Oggi voglio parlarvi di un'applicazione che mi sta veramente molto a cuore e che se ne parla ormai da diverso tempo, non è certo una novità il suo servizio. Sto parlando di Spotify. Spotify, come lo sapete, è un servizio che consente di ascoltare musica in streaming su praticamente qualsiasi tipo di terminale. Esistono diversi tipi di abbonamento, diciamo così, al servizio di Spotify. C'è la versione totalmente gratuita che ci permette di ascoltare la musica che preferiamo da PC con l'applicazione dedicata, con il player da web. Ha le stesse caratteristiche della versione premium, ma funziona solo sul PC e ogni tanto c'è un po' di pubblicità, poca roba comunque. Esistono altri due tipi di abbonamento. Quello di cui parlo oggi, che è quello che utilizzo io, è il premium. Perché il premium? Il premium è quello che ci consente di ascoltare la nostra musica preferita sui dispositivi mobili, qualsiasi tipo di dispositivo mobile. C'è l'applicazione dedicata, ovviamente nella fattispecie parliamo di Android, non ci sono limitazioni tra tablet, smartphone o quant'altro, la potete installare su qualsiasi tipo di dispositivo. Lo sapete, chi non lo sa lo ricordo, il servizio di Spotify in versione premium costa 9,99€, mi pare 90 al mese. Sono sincero, Spotify è un servizio che usacchiavo prima che fosse disponibile sui tablet, così, ma senza niente di che. Da qua sui dispositivi mobili, scusate, non sui tablet nello specifico, comunque da quando è stato reso disponibile la possibilità di utilizzarlo sui dispositivi mobili ho immediatamente effettuato il mio account premium, perché è diventata quasi indispensabile. Ora vi faccio vedere molto rapidamente il perché. Ovviamente utilizziamo il mio Samsung Galaxy Tab 2 7 pollici per l'occasione, è in versione Cyanogen Mode, cambia poco, funziona su qualsiasi tipo di dispositivo. Intanto vediamo il widget, che è questo. Ora non mostra niente perché non l'ho ancora lanciato neanche una volta da quando l'ho avviato, quindi non ci fa vedere niente, però da qua abbiamo la possibilità di comandare le canzoni: play, pausa, avanti e indietro, canzone successiva, canzone prima, e stessa cosa compare poi widget nella lock screen, magari poi ve lo faccio vedere mentre ascoltiamo la musica. Lanciamo subito l'applicazione. Ok, questa è l'applicazione, questa è diciamo la home page della nostra app. Generalmente quando iniziate, ovviamente la parte di sotto è vuota, quelle che compaiono qua sotto sono quelle che io ho contrassegnato come playlist e la cartella preferiti dentro la quale ho selezionato determinate canzoni. Ovviamente ognuno se la gestisce un po' come vuole, la home e le playlist, perché i modi per gestirle sono diversi. Ora vediamo molto rapidamente come funziona, vediamo se riesco a zoomare un po' per farvi vedere meglio. Facciamo anche in un altro modo. Da qualche versione a questa parte l'hanno modificato e funziona anche in landscape. Prima funzionava solo in portrait ed era veramente fastidiosa sta cosa, ma adesso funziona anche in landscape, quindi non vedo perché non usarla e non sfruttare lo zoom della telecamera. Benissimo, allora partiamo con il vedere. Vogliamo ascoltare una canzone, ok? Abbiamo la nostra barra laterale a scomparsa, abbiamo diversi tipi di possibilità di abbiamo diverse possibilità di scelta. Abbiamo il tasto cerca, il tasto novità, la radio, la playlist, l'inbox, gli amici e le impostazioni. Allora direi di partire con il bottone novità. Se io ci clicco mi compare un elenco di quelli che sono gli ultimi album che, scusate, ho schiacciato a caso, mi compare un elenco di quelli che sono gli ultimi album che sono stati caricati su Spotify e che mi potrebbero interessare. In questo caso mi compare in cima le playlist degli amici che sto seguendo, che sono state aggiornate di recente. Sotto abbiamo i brani più ascoltati tra gli amici e in fondo le nuove uscite. Basta scorrere e abbiamo la possibilità di andare a selezionare un brano. Avete capito bene, la prima parte, dicevo, sono i brani aggiornati delle playlist che sto seguendo dei miei amici. Perché? Perché praticamente
non solo possiamo cercarci la musica e crearci le nostre playlist, ma possiamo anche decidere di seguire le playlist dei nostri amici. In questo modo cosa succede? Abbiamo un amico che ascolta un determinato tipo di musica, ha una playlist particolare, la seguiamo. In questo modo ogni volta che lui aggiornerà la playlist si aggiornerà anche la nostra, aggiungendo canzoni, togliendo canzoni e quant'altro. Stessa cosa avviene per determinate playlist che sono di Spotify, cioè sono, sembrerebbero almeno, gestite da Spotify. Ce ne sono alcune tipo top 100 rock track on Spotify, top 100 alternative track on Spotify. Se io ci clicco R&B o Spotify, c'è un po' per tutti i tipi di musica. Vedete, proprietario, abbiamo Spotify, io la sto seguendo, quindi ce l'ho nell'elenco delle mie playlist preferite. A questo punto, se io voglio ascoltare una canzone, non devo fare altro che cliccare e la canzone parte. Tanto vi faccio vedere. Da qui possiamo comandare. Ok, molto comodo. Sblocchiamo, mettiamo in pausa e torniamo indietro. Andiamole a vedere queste playlist. Qui ci sono le mie playlist, vedete, ce ne sono alcune che sono create da me, alcune sono chiamate playlist, in realtà sono praticamente dei collegamenti veri e propri a degli album completi. Esempio, Max Pezzali o che ne so, Giovanotti Backup, sono album, vedete, Giovanotti Backup 1987, c'è anche da qualche parte, non c'è più, Daft Punk, Random Access, sono album interi che sono inseriti in Spotify come playlist che io seguo, quindi ce l'ho a disposizione tra le mie playlist. Andiamo avanti, abbiamo Inbox. Inbox sono praticamente i messaggi che ci vengono inviati dai nostri amici con il suggerimento di determinate canzoni. Posso decidere, c'è una canzone che mi piace, voglio che un amico l'ascolti, posso inviargli il suggerimento di ascoltare. Praticamente gli invio direttamente il link, nella casella inbox gli arriva al mio amico il link alla canzone e la può ascoltare direttamente su Spotify. Amici ovviamente sono un elenco di tutte le persone che conosciamo che possiamo aggiungere, nella fattispecie diciamo che si chiama un po' seguendo l'onda di Twitter, followers e following, quindi persone che seguono, persone che mi seguono, li possiamo aggiungere. In questo modo avremo sempre a disposizione la loro musica. In questo caso andiamo a vedere il nostro amico bulgaro, ha attualmente, se non si sta caricando, ma direi di no, 0 playlist e 0 brani ascoltati. Questo perché lui usa il servizio di Google Music Unlimited. Proviamone un altro a caso. Vedete qua, ad esempio, ce n'è una, ascolta 100 track currently di Spotify, la sua playlist. Ovviamente anche lui sta seguendo una playlist di Spotify, gli compare. Io posso benissimo cliccarci sopra. Ora la cosa che mi viene spesso detta è: sì, però che palle, mica, ok, in streaming una figata, però che cazzo fai quando sei in giro? Oh, scusate, ho detto una parolaccia. Quando sei in giro consumi traffico dati per ascoltare la musica. Diciamo che generalmente sì, non mi faccio grossissimi problemi recentemente, ma c'è la possibilità di ovviare a questo problema, nel senso, io voglio ascoltare, io so che oggi mi sparo tutto il giorno Daft Punk in vena, cioè mi devo strafare di Daft Punk, ok, non c'è problema, posso non utilizzare il traffico dati, sono a casa, sono sotto wifi, vado nella playlist dei Daft Punk e clicco su download. E in questo momento lui mi sta scaricando i brani direttamente sul terminale. Vedete che viene un pallino verde di fianco al brano? Ok, vuol dire che è stato scaricato. Da questo momento in poi io ce l'ho sul terminale e ogni volta che vorrò ascoltarlo, in qualsiasi posto sia, non ho bisogno di consumare traffico dati per portarlo ad ascoltare. È lì ed è mio, a mia completa disposizione. Figata. Andiamo avanti. Mancano giusto due cose, abbiamo visto, mancano le radio. La radio che cos'è?
Vabbè, a parte il fatto la creazione di una stazione radio, vabbè, praticamente creare una stazione radio vuol dire mettere a disposizione di tutti, praticamente in diretta, la musica che sto ascoltando, diciamola un po' così. Sinceramente la funzione radio non è una funzione che ascolto moltissimo, a meno che non ci sia un pomeriggio che proprio dico vabbè, sono disposto ad ascoltare qualsiasi tipo di musica, ma la schiaccio e vado. Come funziona? Tipo, io scelgo un genere di radio, proviamo a scegliere tipo, che ne so, elettronica, e lui parte e mi fa ascoltare una radio a caso. Da questo momento in poi lui mi propone musica e autore in base un po' anche a quelle che sono le mie playlist e al mio e agli autori che ho nelle mie playlist. Se questo non mi piace, questo autore, questa musica qua non mi piace, io ho la possibilità di mettere pollice verso. Lui cosa fa praticamente? Il sistema memorizza che a me questa canzone e questo autore non mi piace particolarmente, quindi lo fa scendere nella graduatoria delle canzoni che mi metto a disposizione. Al contrario, se mi piace, io posso mettere pollice in su, così oltre a dargli un mi piace alla canzone, il sistema recepisce il mio gradimento per la canzone e mi mostrerà più canzoni di questo tipo. In questo caso mettiamo tipo pollice verso, vedete? Me la toglie, ottimizzazione della musica, e mi propone qualcos'altro. Se invece non voglio dare la mia preferenza o la mia antipatia e voglio soltanto cambiare canzone, premo su avanti, lui mi fa vedere quella successiva, mi fa sentire quella successiva, e di lì andiamo avanti. Il bello, diciamo così, della funzione radio per me, che sono un pigro totale per queste cose, sono anche fondamentalmente molto ignorante, e che mi dà la possibilità di conoscere nuovi tipi di musica e nuovi autori che magari diversamente non ascolterei mai. Ripetiamo la tema elettronica, tipo sicuramente mi cazzerete, però com'è si chiama questo? Ed Sheeran, spero che si lega così, ma se no non è che me ne faccio una grossa malattia. Chi cavolo mai l'avrebbe ascoltato? Cioè, non sarei mai andato a cercarmi questa canzone qua, ma per nessun motivo al mondo. Però se mi capita nella radio, magari è lì, me la sparo, me la ascolto, e poi fra improvvisamente magari poi mi rendo conto che cavolo è il miglior artista del mondo, me l'ero perso. Ecco, questo è un po' il sistema perché io uso la funzione radio. Andiamo a vedere rapidamente quelle che sono ancora le impostazioni. Abbiamo la possibilità di attivare o disattivare la modalità offline, quindi siamo in giro, non vogliamo consumare traffico dati, si passa in modalità offline e passo offline, quindi in questo modo puoi solo ascoltare le playlist che hai scaricato sul dispositivo e basta. E abbiamo a disposizione 29 giorni prima di dover accedere online, cioè per 29 giorni possiamo non metterlo più online, che continuerà a funzionare. Entro 29 giorni bisognerà tornare online e dargli la possibilità di risincronizzare le playlist. Abbiamo la possibilità di impostare una sessione privata, perché tutta la musica che ascoltate avete la possibilità di fare in modo che venga condivisa su Facebook. Quindi ogni volta che voi ascoltate una canzone, una playlist di quelli là sul vostro profilo di Facebook, scusate, compare che state ascoltando quella determinata playlist e quella determinata canzone. Avete la possibilità di evitare questo, se non volete, attivando la sessione privata, quindi rimane tutto lì. Oppure si può disabilitare il mostra su Facebook, e quindi come si dice, toglie solo le notifiche. Togliendo il mostro su Facebook, toglie solo le notifiche su Facebook. La sessione privata praticamente chiude tutto quello che è l'accesso verso l'esterno dell'applicazione, quindi oltre Facebook anche gli aggiornamenti delle playlist, se non ricordo male, e qualsiasi altra, e anche lo stesso Spotify. Quindi ai miei amici non compare più quello che io sto ascoltando in quel determinato momento. Abbiamo poi la possibilità di attivare o disattivare lo stato trasmissione del dispositivo, cioè consenti alle applicazioni del tuo dispositivo di vedere cosa stai ascoltando. Serve in questo caso, ad esempio, per avere, se non mi ricordo male, il widget nella lock screen, e comunque serve per fare in modo che il sistema possa gestire la musica che io sto ascoltando. Serve per poter utilizzare, ad esempio, chi lo utilizza, l'applicazione Last FM, per sincronizzare la musica, per controllare, per gestire la musica che si ascolta più di frequente.
Insomma, praticamente si dà l'accesso alle nostre playlist, alla nostra musica. Abbiamo la possibilità di gestire gli effetti audio, abbiamo un equalizzatore, vabbè, in questo caso qua mi apre l'equalizzatore di CyanogenMod, il DPS Manager. Abbiamo la possibilità di scegliere la qualità dell'audio in streaming e scaricata, ad esempio abbiamo in streaming qualità normale, possiamo metterla come alta qualità o qualità massima. In modalità scarica, quindi la versione scaricata, possiamo stessa interazione, adesso era impostata qualità normale, ma metterò qualità massima, così ci siamo. Abbiamo la possibilità di impostare se vogliamo che scarichi la musica in 2G o 3G, quindi la possibilità di cliccare su download quando siamo sulle reti mobili. On off, ovviamente è sempre meglio tenerla su off per non rischiare di sbagliare, schiacciare e parte il download di una playlist da 150.000 mega e siamo fregati. Abbiamo la possibilità di avviare la musica senza interruzioni, quindi da una canzone all'altra passa da solo senza fermarsi mai, e possiamo scegliere impostare la dissolvenza per rendere più diciamo gradevole il passaggio tra una canzone e l'altra. Abbiamo la possibilità di, vedete, gestire lo scrolling su Last FM e poi direi basta. Per quello che riguarda le impostazioni direi che ho detto tutto, ma direi che ho detto tutto un po' in generale. Vi faccio solo vedere cliccando su una canzone a caso. Allora, vedete, adesso ho lanciato la canzone, parte benissimo. Di fianco al nome qua compare sempre un triangolino. Se clicco sul triangolino io ho diverse possibilità. Posso aggiungere una playlist e mi compaiono le playlist che ho a disposizione mie, o posso aggiungere, crearne un'altra, quindi crea nuova playlist, l'aggiungo e mi viene salvata all'interno della playlist. Posso condividerla, quindi in questo caso posso condividerla su qualsiasi tipo di applicazione, amici Spotify, Facebook, Gmail, Bluetooth, messaggi, Hangouts, Google, Google Keep, diciamo che le possibilità le mette tutte. Poi che effettivamente sia possibile condividerla su determinate cose, su determinate applicazioni, è tutto da vedere. Mi sembra che tipo su Drive condivida il link. Comunque, oppure abbiamo la possibilità di far partire una radio partendo da questa canzone. Parte e da qui in poi mi darà una radio che trasmetta questo genere di musica. E poi cliccando sul menu abbiamo la possibilità, compare praticamente le stesse cose, in più possiamo vedere l'artista. Vi faccio vedere rapidamente una cosa interessante. Che è questa. Se io vado a cliccare, adesso andiamo su una mia playlist, che è questa qua, ok? Anzi no, facciamo così, io cerco, cerchiamo i ma cerchiamo Katy Perry, vediamo. Katy Perry, ok, compare. Sono praticamente nella pagina di Katy Perry. Ora aspettate che lo giro un secondo che si capisce meglio nell'altro modo, ok? Perfetto. Siamo nella pagina dedicata a Katy Perry di Spotify. Qua noi abbiamo la possibilità di seguire direttamente l'artista, quindi tutto quello che fa, tutti gli album che aggiunge ci vengono segnalati e ci viene notificato. Abbiamo la possibilità, scorrendo, di avere una panoramica dell'artista. Abbiamo la possibilità di avere la biografia completa, ovviamente in inglese, però capiamoci, è già comunque tanta roba, è molto interessante. E cosa che io apprezzo tanto sempre è la possibilità di vedere un elenco di artisti simili come genere a quello che stiamo ascoltando, sempre per il fatto della pigrizia che ho innata, che in questo modo mi dà la possibilità a volte di ricordare i nomi di, cavolo, ecco quello, no, me l'ero dimenticato, minchia, Leona Lewis, che sarà una vita che non ascolto, bella, non ascolto la canzone per quello. Che ne so, direi che più o meno vi ho detto tutto. Non mi viene in mente altro di cosa da dire, spero di non essermi perso niente, spero di non aver detto strafalcioni catastrofici, però capisco che 9,90€ al mese, 9,99€ al mese per ascoltare musica non sono pochi, però sinceramente ragazzi è una figata, cioè proprio no, diventa una droga e non riesco e non riesci più a farne a meno. Direi che per il momento, amici tecnoscimmiati, è tutto. Vi rimando come al solito al nuovo sito www.tecnoscimmiati.it. Vi rimando al nuovo canale YouTube sul quale trovate questo video e ne troverete tanti altri nei prossimi giorni. Mi raccomando, rimanete con noi, sempre a disposizione.
Ci vediamo presto con altre interessanti recensioni. Ciao dal vostro Tecnoscimmiato.